Boom di richieste di passaporti irlandesi nel Regno Unito sullo sfondo dei timori per le incognite della Brexit e non da oggi, ma almeno dal 2018, secondo quanto registra il governo irlandese. I sudditi di Sua Maestà in coda per ottenere la seconda cittadinanza sono tanti, in gioco la libertà di movimento all'interno dell'Unione Europea. Le principali ragioni per ottenere un passaporto irlandese fanno soprattutto riferimento alla libertà di viaggiare in Europa, in ognuno degli Stati membri, per potervi lavorare liberamente. Dal punto di vista del business, la questione sanitaria è dirimente. La mia compagnia energetica e i miei clienti in Europa dobbiamo essere tutelati da quel punto di vista. Intanto un dato rilevante. Negli ultimi 4 anni, secondo quanto dichiara il Dipartimento degli Affari Esteri irlandese, sono state ricevute circa 900.000 richieste e 835.000 provengono dal Regno Unito. È una tendenza che sembra destinata a crescere, sin tanto che la questione Brexit, le cui dinamiche negoziali non terminano con l'uscita il 31 gennaio, rimarrà un fattore in sospeso. Dal 2018 si è registrato un incremento del 18% delle richieste di passaporti irlandesi. Ciò che è innegabile e che non cambierà è il posto dell'Irlanda al centro dell'Unione Europea e di conseguenza chi possiede un passaporto irlandese ha gli stessi diritti e doveri che hanno tutti gli altri. Andando un po' a scavare, le richieste a Dublino si erano già fatte pressanti, tuttavia nel 2016, subito dopo il referendum. Un passaporto irlandese garantisce la cittadinanza, il che vuol dire che sei ancora un membro dell'Unione Europea. Dobbiamo ricordare che un numero sostanziale di persone di fatto nel Regno Unito non ha votato per uscire dall'Unione. 900.000 sono le richieste giunte per ottenere un passaporto irlandese sin dal 2016, dunque in modo da mantenere un'identità europea. Se Brexit vuole dire riduzione dei privilegi e del libero movimento all'interno dell'Unione, allora le richieste di passaporti continueranno ad arrivare. This is Ken Murray for Euronews in Dublin.